È passato davvero troppo tempo dall'ultima volta. Devo assolutamente mostrare alcuni dei miei ultimi acquisti tra vinili, CD, libri, cassette, soprattutto vinili, perché prima di smaltire tutti quelli acquistati in questi anni e che attendono impazienti nelle varie cassette, dovrei pubblicare video fino al 2049. Nella selezione che ho realizzato per questa puntata c'è qualche nuova uscita molto interessante, qualche ottima ristampa e qualcun'altra che proprio non ce la fa. Oltre a darvi la mia opinione dal punto di vista artistico, vi mostrerò l'artwork, vi dirò come suonano e in definitiva se valga la pena acquistarli in vinile o meno. Si parte da dove ci eravamo lasciati nell'ultimo video, quello dedicato alla piastra a cassetta di Tiac, che ho testato utilizzando un live di Vinicio Capossela del 1998. In questo concerto registrato per Radio 2 c'erano anche pezzi di Camera a Sud, uno dei miei dischi preferiti di Capossela e non solo perché è quello con cui ho iniziato a seguirlo. Riascoltando questo nastro mi è venuta voglia di acquistare anche il vinile, visto che avevo già il CD. Ho detto che è uno dei miei preferiti di Vinicio perché in effetti quando voglio ascoltarmi qualcosa di suo scelgo prevalentemente dischi della sua prima fase, quella sicuramente più vicina alla tradizione ma anche più vicina al mio gusto. Camera Sud è uscito originariamente nel 1994 e contiene l'eccezionale Che cos'è l'amor, Camminante, Tornando a casa ed altre perle meravigliose. Mi fa piacere che il remaster effettuato sulla discografia in vinile di Capossela renda merito alle sue opere. Il responsabile dell'ottimo lavoro qui è Giovanni Versari, che ci dimostra che non sempre un passaggio digitale è nemico del vinile. Certo, va fatto con cura e fortunatamente oggi sono ormai numerosi gli esempi positivi in tal senso. Il mio recente video dedicato al cofanetto dei Queen lo dimostra. Camera Sud è su doppio vinile nero, 180 grammi. Come vedete io ho sostituito le in sleeve originarie che sono di cartoncino con i testi sopra per entrambe le in sleeve. Dicevo, ho sostituito le in sleeve e lo faccio sempre in questi casi quando sono così, cioè con i testi di cartoncino, oppure quando sono in sleeve di carta semplice come ad esempio questa. Quindi nel corso del video vedrete più di una volta queste, che sono quelle di Spin Care che utilizzo abitualmente io e che trovate nel mio store alla sezione Vinyl Care. Ci sono in confezione da 50 o da 100. Andiamo avanti comunque. Peccato solo che la cura riservata alla parte audio non sia stata riservata anche a quella grafica, con la copertina evidentemente realizzata a partire da un file a bassa risoluzione. Guardate l'alone nero e la sgranatura del lettering, segni di come la foto sia stata ingrandita a partire da quella presente su CD, ma che i pixel non fossero sufficienti per renderla al meglio nella dimensione maggiorata del vinile. Si tratta però di un pelo nell'uovo, davvero, perché questa e le altre ristampe in vinile di Capossela che riconoscete da un adesivo come questo sono altamente consigliate. La musica incisa sopra è strepitosa ed è quella la cosa più importante. La resa audio poi le rende ampiamente giustizia. Cos'è l'amore? È quello che rimane. Da spartirsi e litigarsi in un sentaccio della penultima ora. Qualche star da rabarino mi permetto di salvare al suo destino. Della rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susia. Ah, permette signorina, sono il re della cantina. Un papiro nella legna, sottratto nella cucina. Ma si appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. I Gomma sono gli unici in grado di farmi tornare in mente il periodo glorioso
del rock italiano di quando ero un ragazzino. Non perché non siano originali, tutt'altro, ma perché si estraniano dal resto di quello che c'è in giro oggi, proprio come fecero i capostipiti di quel decennio, prima di diventare un modello da seguire o da imitare. Oggi purtroppo non sono molti i dischi di rock italiano cantato in italiano, evocativo e ben prodotto, e in attesa dei Verdena, che nel frattempo hanno fatto capolino con una colonna sonora, io mi gusto questo Zombie Cowboys dei Gomma. Rispetto a Sacrosanto di 3 anni fa, il sound qui è più stratificato, non rinunciando alle botte in faccia e in pancia che contraddistinguono da sempre la band campana. A tratti si aggiungono anche sfumature e strumenti inediti come synth, sassofono e tromba, che dimostrano l'evoluzione in fase compositiva. Proprio per questo, anche se in alcuni episodi perdono un pizzico di graniticità e immediatezza nell'impatto, guadagnano però nella resa globale del loro lavoro. Bravi Gomma, che in studio spaccano e dal vivo ancora di più, perché possono dare sfogo alla fisicità della loro musica, che a me piace proprio perché sento che è vissuta autenticamente, anche dolorosamente. L'arte ci consente di liberare parti di noi che talvolta non possiamo o non vogliamo rendere manifeste, e in questo, secondo me, i Gomma riescono meglio di tanti altri. Vinile bianco 180 grammi, edizione limitata a 150 copie con inserto origami. Qualità audio nella media, disponibile sul sito dell'etichetta V4V Records. Zombie Cowboys è senza alcun dubbio uno dei miei dischi italiani dell'anno. Continua la mia riscoperta degli Uriah Heep grazie alle nuove ristampe uscite nel 2021 e che riconoscete da adesivi simili a questo. Dopo il debutto Very Heavy, Very Humble, stavolta mi sono accattato Demons and Wizards, il quarto album in studio della band inglese, pubblicato originariamente nel 1972 e perfetto esempio della loro capacità di mescolare hard rock, progressive e sentori di heavy metal. Se amate anche solo uno di questi ingredienti, dovreste assaggiare la succulenta ricetta degli Uriah Heep. In scaletta qui, tra le altre, c'è l'opener The Wizard e l'arcinota Easy Living. La copertina di questa ristampa riprende la rivisitazione di Roger Dean del 2018, autore della copertina originale del 72. Vinile bianco 180 grammi, edizione limitata ma non numerata, così come sono edizioni limitate e non numerate quelle relative ai primi 4 picture disc pubblicati recentemente e che mi sono stati inviati da BMG Italia con la collaborazione di DNR Music Agency. Figata clamorosa, non li suonerò mai, nemmeno se mi pagate, così come gli altri picture disc che ho in collezione. Questi sono i primi 4 pubblicati singolarmente dopo il cofanetto dell'anno scorso, che ne conteneva 7, con i primi 7 album della band, con altrettante magliette a tema, eccetera, eccetera.
vi faccio vedere il restyling operato da Roger Dean sia per la copertina di Demons and Wizards che per quella di The Magician's Birthday. Copertina originale, copertina rivisitata da Roger Dean, originale rivisitata. Come ho detto prima, i picture disc non li suonerò mai, questo invece lo suono e anche di brutto, magari lo metto dritto, perché la resa audio è ottima. Nei crediti di edizione all'interno dell'album non viene indicato, ma si tratta dell'ultimo remaster effettuato da Andy Pierce e già disponibile nel doppio CD del 2017. Insomma, è il momento migliore per riascoltare o scoprire gli Uriah Heep. Perché ho acquistato Parla Tu di Ivan Graziani? Perché è un live del grandissimo Ivan Graziani, e basterebbe questo, no? In realtà io avevo già una prima stampa del 1982, quindi l'ho acquistato solo per la mia grande curiosità di scoprire come è stato trattato e se per i 40 anni dalla pubblicazione originaria gli hanno reso un bel omaggio. Intanto va detto che per una prima stampa messa bene, come si deve, siamo sui 60 euro secondo le quotazioni attuali di Discogs. Io l'ho pagata all'epoca molto meno. Il fatto che a meno della metà del prezzo ce ne venga proposta una nuova ci predispone positivamente. Per molti poi il fatto che i due vinili siano colorati è un ulteriore incentivo all'acquisto, e che questa sia un'edizione limitata e numerata in 500 copie altrettanto. Bando alle ciance, come suona? Nonostante non ci siano tracce di remaster, l'incisione è buona. Non mi fa gridare al miracolo, ma neanche allo scandalo, perché la qualità è sovrapponibile a quella della prima stampa. Solo un filo, ma veramente un filo, un'inezia più rumorosa. Già all'epoca comunque la prima stampa, nonostante l'Half Speed Mastering, non era un'incisione top, ma questo dipendeva più dal master che dal supporto. L'artwork, a parte naturalmente i crediti di edizione e il colore dei vinili, è rispettato. Per quanto riguarda il contenuto, c'è poco da dire. Ivan Graziani, grande cantautore, grande chitarrista, voce inconfondibile. Qui dentro troviamo alcuni dei suoi brani più memorabili, come Lugano Addio, Agnese, Monna Lisa, Pigro e altri. In definitiva, super consigliato, e se vi interessa meglio acquistarlo subito, che le copie sono poche e poi tocca sborsare 50-60 euro o di più. Allora vorrei cantarvi quattro canzonacce a cui sono molto legato. La prima fa così. Lugano addio, cantavi mentre la mano mi tenevi. Oh, alcuni sostengono che le cassette di oggi siano solo spazzatura, senza però averle ascoltate. Io preferisco esprimermi dopo aver testato con le mie orecchie. Sicuramente nel ritorno di questo supporto ci sono esempi poco virtuosi, come il Greatest Hits dei Queen, uscito a fine 2021 per il quarantennale della pubblicazione originaria, o l'ultimo degli Another Sky, con poca dinamica e molto rumore. Entrambi vanno bene come gadget, non certo per farli suonare. Ma ci sono anche esempi di nastri ottimi che se la giocano con la pubblicazione in vinile, come Super Fuzz Big Muff dei Madanei, il primo EP della band, pubblicato in origine nel 1988 e considerato da sempre uno degli ascolti imprescindibili per capire nascita ed evoluzione futura del grunge.
cassettina gialla, resa audio al top ed ottimo prezzo, soprattutto più vantaggioso rispetto alla stampa in vinile che contiene i brani originali senza extra. E qui invece sul lato B abbiamo anche i primi singoli dei Madanei, compreso il leggendario Touch Me, I'm Sick. Assolutamente da provare, insomma, così come le altre pubblicazioni in cassetta della mitica Sub Pop. Quanto ho amato questo disco, veramente, veramente tanto. Nelle prime playlist realizzate con gli MP3, chi riceveva i miei CDR si ritrovava sempre dentro insieme il brano che chiude in modo disperato e perdente Stanza 218, il primo e unico album di El Muniria, pubblicato in origine solo in CD nel 2004 e per fortuna arrivato recentemente anche in vinile. El Muniria sono stati Emidio Clementi, dei Massimo Volume, Dario Parisini, ex Disciplinata, oggi di Cisnine, e Massimo Carozzi. Nel libro di Andrea Pomini sulla storia dei Massimo Volume si racconta anche di come sia nato questo disco, con le migliori premesse di creare qualcosa di bello e insolito, componendo nella stanza di un albergo, portando tutto il necessario per la registrazione in autobus, con un viaggio Bologna-Marrakesh. Parisini, Clementi e Carozzi furono raggiunti anche da Teo Teardo a Tangeri, ma le tensioni furono tante e tali da subito che non se ne fece nulla. Teardo se ne va poco dopo, impedendo di usare il materiale che aveva creato, e Parisini si defila, lasciando comunque agli altri la possibilità di utilizzare le sue chitarre a loro piacimento. Ho chiesto a Dario Parisini di ricordare quei momenti con due righe che mi ha inviato e che vado a leggervi. Purtroppo, dopo una settimana di lavoro in questo hotel in cui avevamo preso alcune stanze adibite a dormitorio ed altre a studio, uscirono soprattutto tra Carozzi e Teardo, i due più interessati alla parte elettronica, delle differenze di mentalità abbastanza inconciliabili tra il culto per il beat ed il culto per lo sgangherato a tutti i costi, arrivando brevemente a degli attriti. Dovemmo prenderne atto nonostante il materiale fosse assolutamente clamoroso. Non avendo il polso di tutte le cose che erano state già fatte dagli altri prima di partire, quando non potevo essere presente, sentito poi il materiale spoglio di ciò che aveva aggiunto Teo, mi resi conto quanto effettivamente il suo apporto fosse stato determinante. C'erano brani che erano già pronti al 90% e quindi restava ben poco dopo aver eliminato le sue parti. Oggi mi rendo conto di aver fatto valutazioni sbagliate all'epoca, di essere stato troppo severo quando decisi di farmi da parte. Ho riascoltato il materiale che tengo per me chiaramente, di tutto quello fatto prima e quello rimasto dopo, e c'è una differenza per cui dire peccato. Appena rientrati a Bologna ci siamo presi una pausa di riflessione. In quel momento lì poi mi sono trovato anche coinvolto in vicende personali piuttosto gravi che mi hanno occupato più o meno un anno. Per come mi andavano le cose e per via del lavoro che veniva sviluppato senza di me, l'album mi riguardava sempre di meno. Ho pensato che fosse il caso di non insistere e dire: ragazzi, questo è quello che ho fatto, se volete usatelo pure liberamente, ma non creiamoci problemi, rimaniamo divisi e differenti, ma entrambi rispettabili. Detto questo, sono molto felice che questo disco oggi sia stato ristampato. Un caro saluto a tutti. Ho amato da subito questo disco perché si discostava in modo netto da tutta la musica giusta osannata dalla critica specializzata. Non aveva senso nel 2004 un disco come questo senza una precisa collocazione musicale e temporale, e a me piaceva proprio per quello, anche per le sue parti evidentemente irrisolte.
Questa ristampa serve a dare la giusta importanza a qualcosa che venne sostanzialmente snobbato, perché classificato, considerato come un disco dei massimo volume, ma col sottofondo elettronico. E quelli non erano ancora i tempi giusti per fare certe cose ed essere apprezzati. E chi è che ha voluto realizzare questa ristampa con un lavoro che tra pause e ripartenze ha richiesto 7 anni? Proprio Andrea Pomini, che oltre ad essere l'autore di questo volume gestisce l'etichetta Love Boat. Questa ristampa nasce molti anni fa, esattamente nel 2015, quasi per scherzo, al matrimonio di Emidio Clementi, quando Emidio e Massimo Carozzi mi propongono: ma perché non fai uscire tu la ristampa in vinile di El Munira, che non è mai uscito in vinile? Io le dico: ovviamente mi piacerebbe molto. Poi ci si è messa di mezzo la vita e vari avvenimenti miei e loro, e quindi questo disco è soltanto uscito alla fine nel ottobre-novembre del 2021. È un disco uscito solo in CD nel 2004, che a nostro parere meritava un'uscita anche in vinile, un formato che in quegli anni incominciava, diciamo, ad andare fuori moda. E mentre insomma lo meritava, tutti i massimo volume sono stati ristampati in vinile, anche questo secondo noi meritava. Io sono stato molto felice di lavorare con loro per questo disco. È un disco tra l'altro che non ascoltavo da tempo, lavorandoci mi è capitato di riascoltarlo e devo dire che è più bello di come me lo ricordavo anche, quindi sono particolarmente contento anche di questa cosa. Quando il disco era praticamente pronto, io avevo fatto una grafica che, diciamo, rinfrescava la grafica originale, ma manteneva la fotografia di copertina innanzitutto. Come spesso succede, Emidio Clementi arriva con delle idee all'ultimo momento che ribaltano tutto quello che hai programmato di fare, e come quasi sempre succede, ha ragione lui. I fatti gli danno ragione, perché io subito col disco pronto da mandare in stampa, dopo 6 anni, ho detto: porca, adesso dobbiamo rimetterci a far tutto. In realtà la sua idea di coinvolgere Maurizio Lacavalla, che è un illustratore ha pubblicato diversi libri, ha fatto diverse mostre, un illustratore molto bravo, nonché collaboratore di Clementi in un libro uscito 7-8 anni fa che si chiama Hotel Massilia, che parla proprio della vicenda legata alla permanenza a Tangeri degli El Munira per registrare il disco. Maurizio Lacavalla, dicevamo, gli è stato proposto di reinterpretare l'iconica foto di copertina del disco originale. Ha fatto un lavoro incredibile, l'ha dipinta proprio partendo dalla foto, ha fatto un dipinto che noi abbiamo usato per la copertina. Per il resto della grafica abbiamo usato alcune tavole del libro di cui ho detto. Io ho sistemato il tutto, diciamo, per quanto riguarda il layout, il nuovo font, i testi e le note, e devo dire che, a conti fatti, come detto, anche se subito l'avrei strozzato, ha avuto ragione Emidio, perché è uno dei punti forti della ristampa, oltre al fatto che si tratta di un ottimo disco. Il fatto che ci sia una nuova veste grafica è decisamente uno dei punti forti della ristampa, perché, come dire, rispetta la bellezza della foto originale ma gli aggiunge un tocco, come se la foto fosse sfocata dal tempo passato. E c'è qualcosa che galleggia dentro questo bicchiere. Il remaster effettuato da Giuseppe Jelasi per il vinile è estremamente godibile e rende questa pubblicazione consigliata non solo per il contenuto artistico, ma anche per resa audio ed artwork. L'edizione che ho io è quella standard con vinile nero e codice per il download. È l'edizione che è presente anche su Amazon. Se andate sulla pagina Bandcamp dell'etichetta, dovrebbero essere rimaste alcune copie colorate e numerate.
In quella deluxe, ormai esaurita, era presente il codice per il download dell'album di remix, che comunque potete recuperare facilmente in streaming. La ristampa è rimasterizzata, c'è stato un remaster fatto appositamente per l'uscita in vinile da Giuseppe Ielasi, che è uno specialista della materia, Massimo Carozzi, che è, diciamo, del gruppo è l'anima più musicista, produttore, si è occupato di questo mastering e ha dato a Giuseppe Ielasi tutti gli input necessari perché questo disco suonasse, pensato nel 2004 per il CD, suonasse bene nel 2021 in vinile. Devo dire che pur non le mie competenze audio sono molto limitate dal punto di vista, diciamo, tecnico. Mi limito a dire che quando lo metti sul piatto, anche su uno stereo, diciamo, non d'eccellenza, a mio parere suona molto bene. Non esce, la voce esce, ma non in quella maniera predominante di tanti dischi italiani. La produzione è bella calda, il suono è, insomma, penso che abbia fatto un ottimo lavoro di per rinfrescare il CD originale e farlo suonare bene su vinile, per cui, insomma, penso che sia stato fatto un ottimo lavoro. Tecnicamente non so dire esattamente su quali frequenze abbia lavorato, cosa abbia deciso di privilegiare, ma in generale penso che suoni molto bene, sia insieme alla grafica un altro valore aggiunto della ristampa, oltre al fatto che prima non esisteva e adesso per fortuna esiste. Fa che il giorno si dimentichi di arrivare. Se ti piace il mio lavoro, puoi supportarlo acquistando i dischi di cui ti sto parlando nella sezione I miei ultimi acquisti sul mio store. Trovi il link per raggiungerlo qui sotto in descrizione. Nello store ci sono anche le mie letture consigliate, le mie t-shirt, gli accessori per la manutenzione del vinile e tanto altro. Puoi supportarmi anche salvando l'home page di Amazon col mio link personalizzato. È scritto tutto qui sotto. Per ogni tuo acquisto il prezzo non cambia e a me arriva qualche centesimo che mi aiuta a tenere in vita il canale. Ce l'ho ficco dentro il sacchetto. Probabilmente vi sarete già accorti che in tutti i miei video alle mie spalle c'è sempre un libro. Come da sempre amo la musica, così da sempre amo i libri a tema musicale. Ne trovate alcuni nella sezione Le mie letture del mio store. Quello che vi consiglio stavolta lo prendo proprio da qui. The Cure, tutti gli album uscito recentemente per il Castello Editore e curato dal giornalista Federico Guglielmi, già ospite in passato di questo canale. Il contenuto è presto detto, vengono esaminati tutti gli album e tutta la carriera della band di Robert Smith con interventi di giornalisti italiani tra cui Eddie Cilia, Carlo Villa e naturalmente lo stesso Guglielmi. Copertina rigida, belle foto, ricco di aneddoti, lettering di dimensioni umane. Questo bel volume è la versione riveduta e corretta di questo speciale edito da Sprea nel gennaio 2018 e ormai introvabile. Se provate a cercarlo su eBay, quello che costa meno costa comunque più di questo che è fatto meglio, quindi voglio dire, indispensabile per ogni fan dei Cure, ma interessante anche per chi non ha tutta la loro discografia, come ad esempio il sottoscritto. We'll be right back.
farvi assaggiare anche un po' di pop, chi meglio di Michael Jackson, che ne è stato definito a ragione il re. Non riuscivo a capacitarmi del fatto che nella mia collezione ci fossero solo Off the Wall e Thriller e volevo assolutamente qualcos'altro. Dangerous? Magari più in là. E allora ho optato per Bad del 1987, pubblicato a 5 anni dal successo mega galattico di Thriller, un discone pazzesco, un capolavoro irripetibile e che infatti Jackson non riesce a bissare pur continuando la collaborazione col mago Quincy Jones. Non mancano le belle composizioni e gli ottimi arrangiamenti, ma alcuni brani sono davvero troppo soffocati dall'uso massiccio di elettronica plasticosa. Se in Thriller il team produttivo riusciva a dosare alla perfezione le nuove tendenze del decennio degli anni 80, con la musica suonata alla vecchia maniera, Bad purtroppo è troppo figlio del suo tempo. Rimane un disco godibilissimo naturalmente e che ricomprerei mille volte, ma di cui avevo un ricordo migliore grazie ai suoi videoclip pazzeschi, e mi riferisco soprattutto a quelli di Smooth Criminal e di Bad, diretto niente po' di meno che da Martin Scorsese. Questa è una ristampa del 2015 e per essere del 2015 è più che dignitosa. In ambito metal, i Blood Incantation sono una delle scoperte più belle degli ultimi anni, perlomeno per quanto mi riguarda. Da tempo avevo in lista il loro album precedente, Hidden History of the Human Race, pubblicato nel 2019, e visto che da poco è uscito l'EP Time Wave Zero, ho preso due piccioni, anzi due disconi con una fava. Se qui la band americana snocciola agilmente tutti i motivi per cui sono riconosciuti tra gli alfieri del cosmic death metal, qui siamo nel dark ambient con due suite composte da quattro movimenti ciascuna, in cui si viaggia lontanissimo senza spostarci dalla nostra poltrona. In entrambi i casi la musica prodotta è un assurdo trip di violenza e dilatazione cosmica. Oltre alla musica orgasmica contenuta in questi due gioielli, devo assolutamente dichiarare queste pubblicazioni come le migliori di questa puntata per quanto riguarda il supporto fisico. I vinili sono realizzati in dominio analogico a partire da nastri a due pollici e il packaging è estremamente ricco e curato. Resa sonora ottima, composizioni sublimi, le edizioni in vinile valgono ogni centesimo e per gli amanti del genere sono un acquisto obbligatorio. Finalmente è arrivato a fine 2021 Tenera è la notte, il disco perduto dei Rats, una band che nel corso della sua lunga vita è passata dall'essere di culto all'interno della scena post-punk new wave italiana degli anni 80 ad essere poi una realtà consolidata e apprezzata da molti nella scena rock dei 90.
caro, ho letto il tuo messaggio sui gradini della scuola. Devi vincere, devi vincere. Tenera è la notte nasce subito dopo la pubblicazione dell'esordio del 1981. Sé Disco, un album ancora oggi apprezzato dagli appassionati di new wave post-punk italiani e stranieri, e che già allora aveva entusiasmato un divulgatore d'eccezione come John Peel, a tal punto da passarlo nella sua trasmissione alla BBC Radio. Questi Rats, come già detto, profondamente diversi da quelli che i più si ricordano per Indiani Padani e altri successi, avevano in formazione Claudia Lloyd, al secolo Claudia Baracchi, oggi docente universitaria di filosofia, ieri voce suggestiva nei primi due album della band modenese. Ed è proprio grazie ai nastri multitraccia che Claudia ha ritrovato nel suo archivio e che ha fornito recentemente ad Oderzo Rubini che è stato possibile portare alla luce le composizioni risalenti al 1982. Abbiate dunque sfiducia in me, lavoratori. Abbiate dunque sfiducia in me. Sfiducia in me. Bisogna essere assolutamente moderni. Abbiate sfiducia in me. La sfiducia conforta, guida. Ci tengo a segnalarvi questa pubblicazione non solo per il valore artistico, che ci ricorda come fosse interessante la via italiana al post-punk e alla new wave, ma anche per come è stato realizzato dalla Spittle Records. Il vinile infatti è accompagnato da un bel libretto che contiene il racconto di Claudia Baracchi su quegli anni e sulla genesi di questo disco. Il booklet è impreziosito anche dagli scatti di Red Ronnie, loro scopritore e produttore per l'etichetta fatta nascere apposta per i Rats, la Nice Label, un'appendice della Italian Records di Oderzo Rubini. In quel periodo Rubini era preso dal successo dei Gas Nevada e mise un po' da parte il secondo disco dei Rats, nonostante fosse praticamente pronto. Una parte del racconto della Baracchi era già apparso nella ristampa di qualche anno fa del loro debutto, ma qui c'erano solo poche righe. Qui si gode veramente tanto. Il rapporto qualità-prezzo di questa pubblicazione è eccezionale e quindi non posso che consigliarvene l'acquisto il prima possibile, magari accompagnandolo a questo volume scritto da Stefano Gilardino, Shock Antistatico, pubblicato sempre da Spittle con prefazione e foto in copertina del mitico Ulderico Wilco Zanni, membro fondatore e ad oggi unico superstite della formazione originaria dei Rats. E qui abbiamo due bombe con riserva, adesso vi spiego. Mi sono innamorato dell'elettropop algido sintetico dei The Knife al primo ascolto di Heartbeats eseguita dal vivo. Si trattava di un video consigliato da YouTube, ma non riesco a ricordare il motivo per cui lo aprii. Forse per la miniatura, forse perché avevo ascoltato la cover di José González dopo averla scoperta in qualche film, qualche serie, non ricordo, saranno passati più di 10 anni. Fatto sta che apro il video e rimango ipnotizzato tanto dalla musica quanto dall'immagine, perché il visual che propongono i due fratelli svedesi dei The Knife è essenziale ed enigmatico, sicuramente suggestivo, anche perché sono mascherati e solo dopo, approfondendo, capirò che si tratta di un loro tratto distintivo. Non una roba alla Daft Punk con i caschi da robot, ma più orientata verso la non identità di genere, di fatto molti anni prima
che divenisse argomento di dibattito pubblico. Inizio a recuperare i loro CD e un po' ci rimango male quando mi rendo conto che la versione in studio di Heartbeats, contenuta in Deep Cuts, non si avvicina neanche lontanamente a quella dal vivo per cui era scoccato il colpo di fulmine, eppure i beat sono quelli. Per farvi capire meglio, è un po' la stessa sensazione che hai ascoltando la versione in studio di Ballata dopo aver ascoltato quella su 12587. Non c'è paragone proprio. A parte questo, tutti i dischi dei The Knife meritano l'ascolto, compreso il primo e l'ultimo prima dello scioglimento, Shaking the Habitual del 2013. Per il momento però sono arrivati in vinile solo Deep Cuts, uscito in origine nel 2003, e Silent Shout del 2006, che sono quelli poi che preferisco, recentemente ristampati in edizioni limitate e numerate a 4.000 copie con doppio vinile colorato in entrambi i casi. Sarà il tipo di musica, sarà che non c'è traccia di remaster, ma in questo caso il vinile ha senso solo se si è ultra fan, se si vuole un'edizione limitata, se si vuole il feticcio da collezionista completista. E non c'è assolutamente niente di male in ognuno di questi casi, ma per quanto mi riguarda potrei farne tranquillamente a meno, visto che la resa audio del CD è migliore e l'artwork non aggiunge nulla, anzi nel caso di Deep Cuts toglie addirittura una foto del duo. Detto questo, se dovessero piacervi i The Knife, consiglio anche il debutto omonimo solista di Karen Dreyer, la sorella del duo, meglio nota come Fever Ray. In questo caso ricordo benissimo come sono arrivato al suo disco tramite uno Shazam su Breaking Bad. Se mi seguite anche sul canale Telegram, probabilmente vi ricorderete di questo clip di un paio di mesi fa. Ma ve li ricordate gli Heroes del Silenzio? Lo registrai al volo mentre stavo per iniziare la visione del documentario su Netflix dedicato agli Heroes del Silenzio, che si chiama Heroes, Silence and Rock and Roll, che è ancora disponibile per chi fosse interessato. In quei giorni mi erano arrivati i vinili dei loro 4 album in studio che mi ero perso, non sapevo che fossero usciti, e così li ho presi tutti in un colpo solo per togliermi il pensiero. Devo dire che il disco con cui li ho conosciuti, ossia E le Spiritu del Vino, continua ad essere il mio preferito, nonostante a tratti sia veramente un po' troppo tamarro e sia complessivamente meno rifinito rispetto ad Avalanche, l'ultimo album in studio prima dello scioglimento, e secondo molti anche il loro lavoro migliore dal punto di vista compositivo, quasi certamente, ma è meno caratteristico. Di loro ho sempre amato il fatto che fossero riusciti ad imporsi a livello internazionale facendo rock in spagnolo, un dettaglio non di poco conto. La ristampa di Senderos de Traición, spero che la pronuncia sia giusta, il disco che li ha fatti conoscere in tutto il mondo è del 2014, non contiene il CD ma un bel libretto sulla realizzazione del disco. Tutte le altre ristampe sono del 2020 e si riconoscono da questi adesivi. E contengono il CD in una bustina trasparente. Nonostante quindi siano piuttosto recenti, sembra di essere tornati alle ristampe di 6-7 anni fa con una scena sonora troppo enfatizzata sulle frequenze alte, cosa che sul nastro del 93
non avviene. Dispiace, dispiace, perché nel loro paese, soprattutto nel loro paese, gli Heroes del Silenzio sono stati dei grandissimi e meritavano senza dubbio una cura maggiore per queste ripubblicazioni. Quindi, da acquistare in vinile, solo se siete dei fan irriducibili o se è l'unico formato fisico con cui ascoltate musica a casa vostra. Altrimenti va benissimo il CD o la cassetta dell'epoca. Bomba, se amate musica jazz, classica ed elettronica, questo è il disco che racchiude un po' tutto, il disco che fa per voi. I Bell Orchestra sono un sestetto canadese che riesce a modernizzare la musica classica spennellandola con influenze jazz ed elettroniche, un po' come farebbe Pollock su una tela. Il risultato è tanto spiazzante quanto catartico. House Music esce a 12 anni dal precedente lavoro ed è composto da un flusso suddiviso in 10 movimenti in cui l'improvvisazione è alla base del processo creativo. Possibili riferimenti: il Miles Davis di Beaches Brew e i Talk Talk della fase post-rock. Impegnativo, ma può dare grandissime soddisfazioni, provatelo e poi mi saprete dire. L'artwork è tipicamente jazz, se capite cosa intendo. Molto bella la citazione sul retro che ci racconta come è stato composto l'album, single sleeve, in sleeve di carta nera con lamina antistatica e adesivo con codice per il download, quelle piccole attenzioni che ci fanno volare altissimo. Vinile nero, silenzioso, incisione molto buona e tocco di classe sulle label dove la lettera A e la lettera B sono composte a mo' di labirinto ottico. Insomma, promossa la musica e la stampa in vinile. Introdurre questo disco mi viene da dire che non tutti gli algoritmi vengono per nuocere, soprattutto quando si tratta di musica. In questo caso l'intelligenza artificiale che mi ha fatto scoprire questa band, i Pachyderma, arriva proprio da qui, da YouTube. Grazie ai video consigliati della piattaforma mi è apparso sulla colonnina di destra il full album dei Pachyderma dal titolo Il diavolo, la peste, la morte, un titolo che non passa inosservato e difatti tac, ho cliccato al volo ed eccoci qui. Ho preordinato il vinile già a gennaio e mi ritrovo con un CD in mano, perché ci sono stati dei ritardi nella produzione per via della mancanza di materia prima che va a sommarsi alle poche stamperie in funzione. Lo dico sempre e lo ribadisco, alla fine vinile o CD, cassetta, quello che vi pare, la parte più importante è la musica e qui è davvero succulenta, soprattutto per chi ama stoner e doom. I Pachyderma nascono come un duo basso-batteria a cui si aggiunge un terzo elemento che si occupa della parte visual. La cosa che trovo più interessante nella loro proposta è l'unione di sonorità massicce a spezzoni di dialogo tratti dal settimo sigillo di Bergman, una simbiosi tra spoken e musica che già mi era piaciuta in altri
Territorium Musicali nell'ultimo disco del Silenzio delle Vergini. Edizione CD in Digipack, essenziale, con questa frase che ci spiega tutto. Bravi Pachiderma, dal sud dell'Italia, con orgoglio. Vedo una cosa terribile, una cosa che non so come dirti. E che cosa? Il cavaliere laggiù che gioca a scacchi. Non vedi con chi gioca? Sta divertendosi da solo. Ma perché spaventi così? No, no, ma non è vero che è solo. E con chi? Con la morte. Impossibile non dedicare questo video e la chiusura di questo video a Mark Lanegan. È vero che meriterebbe una monografia, ma è anche vero che purtroppo il tempo è sempre tiranno e non mi consente di dedicarmi con la cura che vorrei a tutti i progetti che mi piacerebbe portare sul canale. Naturalmente non è detto che non arrivi in futuro. Intanto, se volete approfondire il personaggio e la carriera di Lanegan, vi consiglio assolutamente la lettura della sua autobiografia Sing Backwards and Weep, uscita in italiano con lo stesso titolo la scorsa estate. And and your first solo record should have been a folk music covers written with Kurt Cobain, is it right? Can you tell me the story about that? Well, that's how it started. We were going to make a we were both fans of a folk singer named Lead Belly, who was an ex-convict, played the 12-string guitar, folk blues guy from, I don't know, the 20s or maybe 30s. And one day we decided maybe we would make a record of all covers of his songs. And then we went in the studio, and after we recorded a couple songs, we sort of lost interest in it. And that's when his record company, who we were gonna make that record for, offered me a deal to make a solo record. So that's where it came from. The project that didn't happen with Kurt turned into my solo record. Straight Songs of Sorrow è l'ultimo album che ho acquistato di Mark Lanegan poco dopo la sua uscita ed è anche l'ultimo pubblicato in vita, o quantomeno l'ultimo che porta solo il suo nome sulla copertina, e tra i suoi dischi dell'ultimo decennio è quello che preferisco insieme a Blues Funeral del 2012. Per il resto Lanegan si era già impossessato del mio cuore di sbarbo con Whiskey for the Holy Ghost del 1994, che ebbi la fortuna di godermi appena uscito grazie al videoclip di House a Home che passava spesso su Video Music. Altri tempi, bei tempi. Non è un caso che ci sia questo disco sul piatto, perché preferisco la prima fase della carriera di Lanegan, quella che trova la quadratura del cerchio con Field Songs del 2001, un altro disco imperdibile per quanto mi riguarda. Ma tutta la sua opera, prima negli Screaming Trees e poi da solista e collaboratore in tanti progetti interessanti, tutta la sua carriera ha sempre avuto come epicentro la musica, la passione di suonarla e interpretarla autenticamente secondo il proprio mood, e non è cosa da poco. La sua voce graffiata mi ha sempre fatto venire i brividi e lo ha reso unico, ci mancherà sicuramente, ma avremo modo di ringraziarlo per tutto quello che ci ha lasciato ascoltando i suoi album, facendoli scoprire ai nostri amici e ai nostri amori. Ciao Mark!